Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Criptovalute Gruppo Italiano. Quello che andremo ad analizzare oggi è un argomento abbastanza dibattuto nel mondo Web3, ovvero come detenere degli asset digitali, come potrebbero essere ad esempio gli NFT in questo caso, che andiamo ad utilizzare magari in diversi giochi, oppure potrebbero essere semplicemente dei ticket d'accesso a determinate community VIP. Quindi in questo caso vorremmo andare a vedere effettivamente quali potrebbero essere le varie opzioni per detenere questi asset in maniera sicura e avere effettivamente il possesso di questi, diciamo, oggetti che comunque rimangono sempre astratti perché sono digitali, però che effettivamente hanno un utilizzo pratico nella nostra vita. In questo caso noi oggi andremo ad analizzare una piattaforma che offre diversi servizi. Ha già un wallet esistente che ci fa operare sia su rete EOS che anche su rete Ethereum e praticamente ci dà la possibilità tramite l'App Store di scaricare questa. Quest'app oltretutto ha raggiunto 500.000 download, quindi veramente un numero già parecchio grosso. Questo è uno dei motivi che ci ha fatto, diciamo, prendere in considerazione questo progetto e andarlo ad analizzare per voi. E infatti vi invito sempre a mettere mi piace ai nostri video e iscrivervi al nostro canale attivando la campanellina qua sotto in basso a destra, in maniera da non perdere nessun contenuto che carichiamo qui sopra. Quindi praticamente questa piattaforma ci ha colpito proprio per il fatto anche di avere un'ottima community già alle spalle. Infatti vediamo comunque degli utenti attivi sia su Telegram che su Twitter che anche ad esempio su Discord, quindi sicuramente un'ottima cartina tornasole che fa capire che l'interesse verso il progetto è alto e veritiero. In questo caso ciò che andremo ad analizzare oggi sarà il sito di questa piattaforma e vedere quali sono le cose che va ad offrire al proprio pubblico e in maniera molto veloce il white paper per capire se effettivamente anche ad esempio la tokenomics può essere in linea con quelle che sono, diciamo, altre tokenomics del settore oppure no. Io direi che dopo questo piccolo intro che ho utilizzato per spiegarvi cosa andiamo a vedere oggi, passiamo qua dietro la modalità schermo e andiamo a vedere la piattaforma Wombat. Ok ragazzi, come potete vedere l'applicazione verte anche su un sito molto curato a livello estetico, quindi sicuramente un'ottima impressione per quanto riguarda appunto l'impegno messo, diciamo, dagli sviluppatori per far vedere effettivamente di cosa si tratta del proprio progetto. Possiamo notare qua sotto già ad esempio dei numeri molto alti per quanto riguarda l'utilizzo di questo sistema di Wombat, quindi in questo caso ci sono 2,6 milioni di giocatori che hanno, diciamo, e aderito appunto all'utilizzo di questa piattaforma. Ci sono 1,5 milioni di giocatori che sono già stati ripagati per quanto riguarda il loro tempo speso, diciamo, a giocare tramite l'utilizzo sempre di questa piattaforma qua, e ci sono appunto 1 milione di NFT che sono stati dati appunto come reward in cambio del tempo speso appunto per giocare ai giochi che vediamo qua sopra. Quindi in questo caso, come potete vedere, la piattaforma offre già diversi tipi di giochi, cioè, diciamo che va a coprire un po' i gusti, diciamo, che potrebbero avere determinate tipi di persone anche di età diverse. Poi, come possiamo vedere qua sopra, praticamente qua ci spiega in pochissime parole di cosa si tratta appunto per quanto riguarda Wombat. Quindi in questo caso cosa sarà? Sarà praticamente un'applicazione che avrà anche un utilizzo per quanto riguarda il Web3, e quindi in questo caso possiamo utilizzare un browser di Wombat per poter accedere a diciamo le varie applicazioni che si va ad utilizzare su questa piattaforma. Quindi in questo caso Wombat tratta anche della propria possessione di questi asset digitali, che potrebbero essere appunto i vari NFT che noi in genere andiamo a detenere, ad esempio per dire su MetaMask. In questo caso Wombat ha già rilasciato sul Play Store un'applicazione che praticamente va a utilizzare una tecnologia che praticamente ci consente di detenere sul nostro wallet determinate criptovalute, come potrebbe essere Ether, EOS, eccetera eccetera. Vi è poi la possibilità, tramite appunto questa nuova implementazione che andiamo appunto a scoprire oggi, di anche detenere gli NFT, ma non solo detenere, perché potremmo anche appunto tradarli, quindi metterli in vendita, comprarli eccetera eccetera, e anche utilizzarli nei vari giochi dove Wombat viene supportato. E andiamo a vedere magari l'applicazione in questo caso, dove possiamo notare il possibile accesso a determinati siti Web3 e giochi naturalmente Web3
con il browser di Wombat. E addirittura loro dicono: non importa praticamente quale gioco, stai sicuro che Wombat sarà lì pronto, diciamo, a seguirti in questa, diciamo, nuova scoperta, nuova avventura di questi giochi. Quindi Wombat fondamentalmente va a cavalcare quella che è la possessione digitale, quel, diciamo, quell'argomento ancora un pochettino astratto che vede coinvolti gli NFT, perché in questo caso, come ben sapete, molto spesso sì, bello avere degli NFT, però bisogna anche avere, diciamo, dei metodi sicuri per detenerli. Quindi, come, diciamo, con delle piattaforme come potrebbe essere ad esempio Wombat, riusciamo effettivamente ad avere il possesso sicuro di questi nostri NFT, che poi possiamo utilizzare nei giochi per essere comunque poi ripagati del nostro tempo speso. Io direi, andiamo a dare un'occhiata al white paper, quindi andiamo nella sezione del token Wombat, dove poi vedremo appunto che c'è il, diciamo, il collegamento per il white paper. Allora, sul white paper io direi che voglio fare un'analisi molto veloce, perché in questo caso qua il core e la vision, diciamo, di questo progetto vorrei che ve lo andaste a vedere voi in maniera autonoma, anche perché, diciamo, che è una sorta di spiegazione più dettagliata di quello che è stato detto in precedenza, andando ad analizzare il sito. E in poche parole, loro cosa propongono? La loro soluzione al problema del, diciamo, della detenzione di asset digitali come potrebbero essere gli NFT, per quanto riguarda l'utilizzo del mondo web 3, vanno a proporre, diciamo, queste determinate opzioni per andare a risolvere quello che è magari oggi un argomento un po' spinoso del mondo delle criptovalute. Poi, allora, volevo andare a vedere insieme con voi il fatto che ha anche un marketplace, quindi cosa assolutamente molto interessante, perché ci permette di non passare da OpenSea, dove abbiamo delle fee molto elevate in questo caso per flippare o tradare appunto degli NFT, e possiamo utilizzare il loro marketplace, quindi di conseguenza avremo delle fee ridotte. E sarà anche sicuramente bello, perché comunque è un marketplace, diciamo, dedicato agli NFT dei giochi appunto che sono supportati in questo caso da Wombat, quindi sicuramente sarà, diciamo, specifico per questo tipo di NFT, quindi andrà, diciamo, a consentire agli utilizzatori di trovare in maniera, penso, molto più facile, molto più diretta i vari tipi di asset che vogliono andare appunto ad utilizzare in questi giochi, oppure andarli a vendere su questo marketplace. Vi è poi la possibilità di usare un token multi-chain, quindi praticamente l'utility token in questo caso di Wombat, quindi il token si chiama Wombat proprio, potrà essere usato su più chain, quindi in questo caso Ethereum blockchain, e potrà poi essere anche bridgiato su Polygon, quindi ci sarà la possibilità di utilizzare questo token su più blockchain. Poi volevo andare a vedere insieme a voi la tokenomics, che sicuramente ha dei numeri che rimangono, diciamo, tutto sommato senza varie problematiche di fondo che potrebbero essere magari un team che ha troppa percentuale oppure una community rewards troppo bassa. Direi che invece questa tokenomics sembra essere fatta con cognizione di causa, quindi il team un 10% direi che va più che bene come percentuale, è una percentuale comunque standard, quindi è abbastanza, diciamo, in linea con le altre. E vi è poi ad esempio tutte le varie fasi di raccoglimento dei fondi, che sono importanti in questo caso andarla a valutare per capire effettivamente che tipo di inflazione avrà il token nei prossimi mesi, perché nei prossimi mesi verranno rilasciati sul mercato determinate quantità di token, quindi quelle della strategic round, seed round, private, public sale, eccetera eccetera. Però vediamo che comunque sono percentuali che in genere vengono utilizzate già anche da altri progetti, quindi sicuramente sono già delle metodologie più che collaudate, e diciamo che sicuramente potrebbe esserci un buon funzionamento per quanto riguarda il non avere una pressione di vendita troppo elevata tramite queste percentuali qua che vediamo qua sopra. Vi è poi l'allocazione che volevo andare a farvi vedere qua, ok, come potete vedere qua
Diciamo che anche qui le varie allocazioni, avendo comunque una supply abbastanza elevata, possiamo vedere che non ci sono, diciamo, dei dati che fanno un po' storcere il naso, oppure magari effettivamente avere qualche idea negativa riguardo alla tokenomics di questo progetto. Per quanto riguarda invece il periodo di inflazione del token, sicuramente dobbiamo andare a vedere le release del token, quindi quando vengono rilasciati alle varie fasi di investitori. In questo caso, come potete vedere qua, ci sono per gli investitori più grossi dei mesi di lock, quindi sono bloccati i token per la vendita, quindi 12 mesi di lockup per la seed round, 9 mesi per la strategic, 6 mesi per la private. Quindi sicuramente nei prossimi mesi non vedremo un periodo molto inflattivo del token, anche perché al TGE, quindi Token Generation Event, al listing, verranno rilasciati solo quelli della public sale in questo caso. Quindi sicuramente non avremo, diciamo, dei dump eccessivi se appunto il progetto lavorerà bene e comunque non farà dei passi falsi, perché bisogna sempre valutare bene anche questa cosa qua. Non ci dovrebbero essere dei dump eccessivi al ribasso per quanto riguarda il prezzo del token. Bene ragazzi, io direi che per questo progetto vi ho detto tutto. Ho voluto fare un sunto molto veloce per quanto riguarda Wombat. Vi consiglio assolutamente di andarvi a vedere in maniera molto più specifica il white paper, anche nella parte iniziale soprattutto, perché effettivamente vi spiega come funziona questa determinata piattaforma e cosa ha già fatto, perché comunque ricordiamo che sull'App Store ha già un'app che ha 500.000 download, quindi veramente un numero molto elevato, e ci sono già molti utilizzatori attivi, perché si parla, diciamo, già di migliaia e migliaia di utilizzatori al mese per quanto riguarda questo tipo di applicazione. Come al solito, dal team di Criptovalute Gruppo Italiano è tutto. Io vi ringrazio sempre tantissimo per vedere i nostri video e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!